voglio parlare di una storia bella, bellissima, stranamente nata da un evento particolarmente crudele, se vogliamo, che è la scomparsa della dottoressa Rosa Medri, che fra l'altro era anche mia moglie. Rosy Medri è nata a Pesaro il 21 ottobre 1956. Si è laureata in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bologna, ponendo la sua attenzione fin da subito sugli aspetti introspettivi del malato. Nel tempo della professione il suo interesse si è rivolto sempre più alla medicina olistica. Specializzata in omeopatia e agopuntura, si è interessata anche alla farmacologia cinese, alla psicologia e alla grafologia, diventando presto un punto di riferimento importante a livello regionale per la sua professionalità. Quello che però ha caratterizzato di più la dottoressa Medri è stata la sua innata capacità di capire il malato, di accoglierlo con il sorriso e accompagnarlo con dolcezza e determinazione verso la narrazione della sua storia di persona accanto a quella della patologia. È stata una pioniera di quello che oggi si chiama medicina narrativa ed è tuttora ricordata con grande affetto e riconoscenza da tutti i suoi pazienti. È stata madre e moglie. Rosy Medri è mancata il 20 luglio 2018 a Montegiorgio, nella sua casa. È successo 2 anni fa ormai, e da questo evento io e mia figlia siamo piombati e siamo stati invasi, praticamente catapultati, non so come definire, ma da un terremoto terribile in cui una mattina ci siamo svegliati in mezzo alle macerie, le quali piene di polvere, di cose rovinate, ci permetteva di non guardare più fuori. E abbiamo cercato appunto da queste macerie di trarre fuori forza, coraggio, volontà, non per ripetere o riparare una vita, ma per costruirla nuovamente. Si è creata appunto la possibilità di dare un input a tante persone attraverso una costituzione di un'associazione che si chiama appunto Associazione Grande Anima. È nata come necessità di superare in qualche modo quello che è stato un lutto collettivo. Diciamo che la mission dell'associazione è quella di far fruttificare quello che è stato l'esempio umano e professionale di Rosy. L'associazione Grande Anima si occupa della cultura della resilienza, dell'elaborazione del lutto, del trasformare il dolore in bellezza e in risorsa e nella possibilità di attraversare l'esperienza dolorosa portando la persona dal dolore alla creatività. Questa resilienza deve essere sostenuta e mantenuta da qualcosa di concreto su cui potersi appoggiare. Nei momenti della vita più dolorosi, che purtroppo appartengono a tutti, l'aiuto a chi deve stare vicino ai propri familiari afflitti da malattie o nel fine vita, cercando davvero di comprendere che sono momenti che appartengono davvero a tutti. Questa associazione è finalizzata anche ad occuparsi di cose belle, di eventi belli nei confronti anche della gioventù, quindi nelle borse di studio, perché Rosy credeva molto nella gioventù e diceva sempre che bisognava dare ai giovani i giusti meriti. L'associazione Grande Anima nella resilienza costruisce un ponte dalla difficoltà di vivere alla gioia di vivere ancora in un altro modo, insegna a fare altrove in un altro luogo, altrimenti in un altro modo, con altri e con altro strumento.
L'associazione prende il nome da un ultimo, diciamo, innamoramento artistico di Rosy. Grande Anima di Ugo Riva è questa grande scultura bronzea, un po', diciamo, una Nike archetipica e un po' una figura angelica. Non so se Grande Anima sia stata scelta da Rosy o è Rosy che ha scelto Grande Anima. So solo che Grande Anima è una bellissima scultura che quando la vedi ti cattura, pensi che dentro di lei ci possa essere racchiusa soltanto Rosy nella sua leggerezza e nella sua bellezza. Ho conosciuto Valerio in un momento molto tragico. Lui doveva venire una domenica da me con Rosy e mi chiama la mattina e guarda, non posso venire perché Rosy è in ospedale. E da lì è partita questa nostra conoscenza, sempre esclusivamente attraverso WhatsApp, che è durata fino a quando poi, morta Rosy, ci siamo visti dopo 5-6 mesi. Insomma. Però è stato ad esempio per me come vedere una persona che conoscevo da sempre. Cioè io quando vedo una persona riesco a capire se ha l'energia, se possiamo fare un percorso assieme, è una cosa che ho sempre avuto. Rosy è rimasta, credo, affascinata proprio da questo, dal senso di levità che Ugo Riva ha saputo dare alla materia e dalle radici profonde che questa scultura lascia trasparire. Insieme un senso di protezione e l'idea del volo. E questa scultura che Rosy doveva ricevere in dono da Valerio, che purtroppo non è riuscita a poter accogliere, sorveglia la casa di Valerio e Annalisa un po' come gli antichi lari nelle case dei romani. Beh, Grande Anima è una parte, un momento di una ricerca che io oramai seguo da 20 anni, che è il tema degli angeli. E sono convinto di avere qualcuno che mi ha guidato nella vita. Una volta ho deciso di dedicare a questo qualcuno, che molti chiamano angeli, delle opere. E su questo primo angelo, anzi i primi nati erano due angeli, un maschio e una femmina. E dopodiché si innesta tutta una ricerca anche estetica, formale. Quelli erano pieni e ho iniziato invece a lavorare sul tema del vuoto. Quello che tu non vedi è il pieno, è la parte piena, tu vedi solamente fuori l'esterno della scultura, ma la vera anima è quella dentro, quella che non c'è. Subito dopo la scomparsa di Rosy, il marito Valerio e la figlia Annalisa sono stati sommersi di lettere, messaggi e mail di amici e pazienti che esprimevano riconoscenza e ricordavano la figura della dottoressa. È nata così l'idea di raccogliere le testimonianze di quanti l'hanno conosciuta, amici d'infanzia, colleghi, professionisti e soprattutto i tanti pazienti di cui si è presa cura ben oltre lo spazio convenzionale della visita medica. 7 parole che è stata la descrizione fatta da un'amica di Rosy il giorno del suo funerale. Sono presenti all'interno anche 7 illustrazioni, 7 acquerelli che ha realizzato appositamente per questo libro e per mamma, una acquerellista di Fermo che si chiama Paola Fratalocchi, e per noi è un grande gioiello e un grande amore. Finora con l'associazione Grande Anima abbiamo realizzato una serata il 20 luglio scorso in cui ricorreva l'anniversario, il primo anniversario della scomparsa di mamma, una serata al Teatro di Montegiorgio, noi siamo di Montegiorgio, e in cui abbiamo presentato il libro e abbiamo un po' ricordato lei senza
commemorazioni, ma proprio ricordandola, soprattutto attraverso i suoi pazienti, che erano molto numerosi e molto affezionati, e lo sono ancora, ce lo dimostrano quotidianamente. Poi abbiamo organizzato un'alba musicale quest'estate nel nostro chalet, e un'altra serata all'ultimo, alla fine dell'anno, in cui c'è stata della musica e della poesia, e adesso poi per via di questa situazione della pandemia ci siamo organizzati a realizzare una videoconferenza per questo 20 luglio, il 20 luglio 2020, in cui ricorre il secondo anniversario. Quello che è accaduto con l'esperienza del lutto durante la pandemia è un evento che non ha precedenti nella storia, diciamo, sicuramente italiana, ma forse dell'Occidente, forse del mondo, perché in ogni cultura il lutto è sempre stato celebrato, è sempre stato riconosciuto, è sempre stato attraversato. Il Covid-19 ha espropriato decine di migliaia di donne e uomini della possibilità di salutare, accompagnare e riconciliarsi con le persone care che hanno attraversato l'esperienza dolorosa della malattia fino appunto alla morte. E quindi questo evento, che si chiama Nell'assenza, vuole essere un momento, insieme a delle persone autorevoli che parlano di questi argomenti a livello nazionale, per poter dare una spiegazione da una parte a quanto è successo e quindi trovare un motivo quantomeno di chiarificazione, ma soprattutto di dare la possibilità che quanto è successo possa non ripetersi, in modo che questa possibilità di saluto a una persona cara sia sempre presente e permetta di avere quella accoglienza e quell'amore che in genere tutti noi dovremmo avere come esseri umani. Posso cercare di trovare il modo per esprimere il modo in cui io ho vissuto quello che mi è successo, che è stata appunto la perdita di mamma, che è stata molto improvvisa, e quindi credo che poi l'unica cosa che si possa fare è provare a stare in quel momento, a non allontanarsi. Poi le forze, il coraggio, la capacità di reagire vengono da sole se ci si impegna a stare lì e a non andare altrove. Dopo qualche tempo si riesce a trovare una leggerezza con cui convivere e far convivere il dolore. Ogni volta che soffriamo, stiamo facendo nascere una nuova creatura dentro di noi. So bene che il dolore è la gioia vista di spalle. Certamente non ci sono ricette vincenti per attraversare con successo l'esperienza del lutto, dell'assenza, del dolore, del doversi ricostruire minuto per minuto. In questi 2 anni di lavoro su noi stessi, con l'associazione, rassicurati dagli affetti, dalla stima, dalla gratitudine dei molti che ci vogliono bene, abbiamo imparato a riconoscere soltanto cosa è utile e cosa non lo è. E lo condividiamo con semplicità, credendo nel valore della condivisione e dello scambio di esperienza. È utile ricordare, parlare, testimoniare. Non è utile rinchiudersi, tacere, evitare. È utile ammettere le proprie debolezze, non aver paura di piangere. È utile chiedere aiuto. Non è utile aspettare che passi, allontanare la tristezza, farsi forza, non pensarci. È utile scegliere le persone con cui passare il tempo, rimanere fermi, compiere soltanto i gesti che ci fanno stare bene. Non è utile riempire il vuoto con qualunque cosa o con chiunque. Fare per non pensare, fare per il dovere di fare. È utile volersi bene, volere bene, farsi voler bene. Non è utile lasciare che il rancore,
la rabbia, la delusione occupino i nostri pensieri, il nostro cuore, la nostra vita. È utile ringraziare il dolore che ci fa nascere ogni giorno per continuare a vivere e non a sopravvivere.